16 moto di grossa cilindrata, diversi caschi ed abbigliamento tecnico, un ricco bottino che supera i 350.000 euro, quello fruttato ai ladri che nella notte scorsa hanno agito nella concessionaria di moto Morelli di Fossombrone, alle porte della città, lungo la statale. Siamo distrutti, dice Filippo, uno dei titolari. È dal 2001 che siamo qui e non avevamo mai subito un furto. Hanno portato via tutto, ma mi rimane ancora il sorriso perché ci riprenderemo. La stagione estiva andrà bene, alla faccia loro. È un riso amaro però quello dei Morelli, 15 anni di attività nel campo delle moto nuove ed usate e che hanno scoperto l'accaduto soltanto stamattina all'apertura del negozio. I ladri, due e più, sono entrati presumibilmente dopo le 3.30 da un buco fatto nella parete di un'azienda che confeziona abbigliamento attigua alla concessionaria nella zona retrostante. Una volta dentro hanno disattivato l'allarme, forse con un disturbatore, che non è scattato ma che non era collegato né con la vigilanza né con la polizia, ma solo con i loro cellulari che non hanno squillato nel cuore della notte. Così i malviventi hanno potuto agire indisturbati e caricare su diversi mezzi le pesanti moto. Per fare questo hanno anche rubato un furgone daily della ditta. Prima di andarsene però, per non lasciare tracce del loro passaggio, hanno asportato la memoria del disco di sorveglianza collegato alle telecamere. Sul posto i carabinieri di Fossombrone e gli uomini della compagnia carabinieri di Fano, coordinati dal capitano Alfonso Falcucci, che ora indagano sull'accaduto.